Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. È tornata! È tornata! La Road to Glory! Signori, siamo qui, finalmente! È passato veramente troppo tempo dalla prima stagione del Road to Glory e oggi, signori, siamo qui con la seconda stagione. È tornata, signori! Sono troppo contento che sia tornata. Voi la stavate aspettando, io stavo solo aspettando il momento giusto per riportarvela ed eccolo qui. Questa seconda stagione del Road to Glory vedrà protagonista proprio lui, signori, la bestia! Ibrahimovic in forma 91! Signori, questa è la squadra che gli abbiamo costruito intorno. È una Lega 1 merdosa con tutti i bronzi e solo Ibrahimovic. In forma. Per chi è nuovo, per chi non conosce Road to Glory, vi lascio in descrizione il link della playlist della prima stagione. Quindi, per chi non conoscesse la serie, noi abbiamo praticamente questo 11 iniziale con 10 bronzi e Ibrahimovic come protagonista. E l'obiettivo di questa serie sarà potenziare tutta la squadra e farla arrivare a un 11 di tutti in forma. I potenziamenti si prendono unicamente con Ibrahimovic o con una vittoria di squadra. E questi potenziamenti potranno essere spesi facendo passare i giocatori di categoria. In pratica, un potenziamento qui, partendo da questi bronzini, corrisponde al passare il bronzino dal bronzo normale al bronzo raro e così via praticamente finché non si arriva all'informa. Quindi praticamente per ogni carta, per farla arrivare all'informa, ci servirà un potenziamento per farlo passare da bronzo a bronzo raro, un altro potenziamento per farlo passare ad argento non raro, un altro per farlo passare ad argento raro, oro normale e oro raro e poi l'informa. Quindi per ogni carta ci serviranno 6 potenziamenti. Quindi signori, per ogni gol e per ogni assist di Ibrahimovic noi prenderemo un potenziamento. Poi sempre per gli obiettivi singoli di Ibrahimovic ci sarà la tripletta, quindi per ogni tripletta ci sarà un ulteriore bonus in più, come anche la punizione e il tiro dalla distanza. Quindi avremo vari modi per sfruttare i potenziamenti acquisibili con Ibrahimovic e in più se vinciamo la partita otterremo il bonus vittoria della partita, mentre invece se perderemo la partita noi dovremo declassare il giocatore che ha giocato peggio in quella partita di un ammontare di potenziamenti pari alla differenza dei gol presi in partita. Quindi se noi perdiamo una partita con una differenza di 2 gol, noi il giocatore che ha giocato peggio dovremmo sottrargli 2 potenziamenti. Quindi magari se è un argento dovrà tornare a bronzo normale. Nel malaugurato caso in cui Ibrahimovic sarà il peggiore in campo, ovviamente lui non potrà essere depotenziato, perché ovviamente il Road to Glory è con Ibrahimovic in forma, quindi lui non può essere declassato. In più, come nella scorsa serie, se ci sarà un rage quit, noi prenderemo il bonus rage quit unicamente se in quella partita Ibrahimovic non avrà fatto nulla. Quindi il sistema di potenziamenti è praticamente lo stesso dell'anno scorso. Ovviamente l'abbiamo spostato su Ibrahimovic, mentre l'anno scorso era su Pirlo. Fatemi sapere nei commenti se avete ulteriori modifiche, perché ragazzi, come al solito, le serie le facciamo insieme, quindi sono sempre aperte ai consigli. E per questa nuova serie, signori, dobbiamo esordire col botto. Dobbiamo superare i 20.000 likes, signori. Se arrivassimo anche a 30.000 likes sarebbe veramente un sogno. E signori, iniziamo. Cerchiamo il primo avversario di questa nuova stagione. Ok, signori, ci siamo. Il primo avversario di questa nuova serie ci mette davanti una formazione completamente bronzea. Siamo praticamente alla pari, perché io ho praticamente 2 stelle e mezzo. Quindi, signori, sarà una bellissima... Ha una donna in porta. So solo che palla Ibra e abbi fiducia. Questa sarà la nostra tattica per questa serie. Ok, subito Ibrahimovic prova a fare qualcosa di bello, però peccato, il naso l'ha distratto. Andategli davanti. Aia, manculato. No, questo... Oh, io ho questo difensore che è lento come la merda che scende dal culo di uno stitico, ok. Ah, signori, quello che mi ero scordato di dirvi è che giocheremo le amichevoli, perché qui almeno il matchmaking è abbastanza alla pari, perché se giocassimo le coppe o le divisioni potrei capitare contro gente con squadre troppo esagerate, ok. Dalla Ibra, no. Ok, aspetta. Dalla Ibra. Ibra, Ibra. No raga, però sti passaggi di merda. Sti passaggi di merda, Dio santo. Basta un passaggio del cazzo. Dalla Ibra. Dalla Ibra, ok. Vai Ibra. Ibra, Ibra, Ibrahimovic! E il primo potenziamento è andato! Guardalo Ibra come tiene bene lì la posizione. E vabbè, queste cose non le può sbagliare, non le può proprio sbagliare. Vai Ibra, vai Ibra, vai Ibra! Semina il panico, semina il panico! Ibra, no, si è fatto recuperare da un bronzo, porca troia! Vabbè, non posso perdere questo stacco di testa, cioè è impossibile che io perda questo stacco di testa. E l'ho perso. Come cazzo fa? Mamma mia che intervento! No! Oh, portiere, sei un eroe! Guardami Ibra! Vai Ibra! 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 No! No! Era bellissimo! Oh, Ibra! 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 Signori, primo tempo andato, 1-1, stiamo giocando bene. Le statistiche stanno lì, io mi trovo bene con questa squadra, sto scoprendo i talenti. Ok? Ok, vai Ibra! Ibra! Ibra che tiene botta! Ibra che tiene botta! Ibra che tiene botta! Ibra!
scivoli. Guardalo lì come si fa bello alle telecamere. Non gli ha fatto capire un cazzo, gli ha fatto la finta di naso, guarda qui. Non ha capito neanche come si chiamava. No. No. Ah, porca, oddio. Oddio, ha preso la traversa a un metro. Di là che c'è Ibrahimovic. Ibra. Ibra. Porca troia. Oh, sotto che c'è il bronzino. C'è il bronzino di cui non so il nome. Magari se tocchi la palla. Guarda che cazzo di scarzone. Ok. Ibra ha tenuto. Ibra ha tenuto. Me l'ha ucciso. Non è rigore. Porca puttana. Ibra. Ibra. Madonna. Oddio, si sono uccisi in due. Non so chi ho ammazzato lì. Comunque ho fatto un headshot. Ma oddio santo, meno male. No vabbè, che cazzo. Sempre al 90esimo succedono puttanate. Togli sta roba. Vai Ibrahimovic, ci sto stacco di testa. No, Ibrahimovic perde lo stacco di testa. Ok, va bene. Va bene così, signori. Prima vittoria di questa nuova stagione. Solidissima prestazione di questa squadra, signori. Hanno giocato tutti benissimo. Ibrahimovic fa due gol in più. Vinciamo la partita, quindi tre potenziamenti. E adesso vediamo come possiamo spenderli. Ed ecco qui, signori, la squadra aggiornata. Avevamo tre potenziamenti, li abbiamo spesi tutti e tre. Perché abbiamo fatto passare la nostra ala destra Lopez da bronzo non raro ad argento non raro. E il nostro difensore centrale da bronzo non raro a bronzo raro. Quindi tre potenziamenti usati così. Speriamo bene per le prossime partite, perché abbiamo cominciato veramente bene. Ok signori, ci siamo. Vediamo un po' quest'altro avversario cosa ci mette davanti. Tutti bei bronzini, signori. Questo c'ha una stella e mezzo. Ce l'ha addirittura più scarsa della nostra. Ma che... ma what the fuck? Ma che cazzo è successo? Valla Ibra. Vai Ibra. Porca puttana, m'ha anticipato. Madonna, Ibrahimovic lo stava uccidendo. Qua faccio falli a raffica io. Ah, oddio, ha fatto una finta. Me ne ha inculati due. Me ne ha inculati due con una finta. Grande Bordagno. Come cazzo si chiama? Eccolo Ibra. Ibra, Ibra. Oh mio Dio. Ma che tiro stava venendo fuori? Ah, ecco perché me l'aveva deviata. Ecco perché era così strana. Ha sbagliato. Ibra. 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 Ibra, Ibra. Aia. Oddio, no. Oh mio Dio. Bella. Vai Ibra. Vai Ibra. Oh Ibra. Oh Ibra. Metti l'assist, Ibrahimovic. Non mettela. È un po'... è un portiere quello. Pensavo manco fosse uscita. E poi si congratulano col portiere, che non era lui che ha fatto i miracoli. Il portiere ha l'estensione di una larva. Ecco appunto, sta facendo il vecchio. Sta dicendo, ecco portiere, sei vecchio dentro. Cioè guardatelo, guarda, un bradipo, un bradipo. Proprio così. Guarda lo spazio. Oh mio Dio, lo spazio. Ibra là, Ibra. Perché contro di me i portieri sono tutti Gesù scesi in terra? Corri Augustin. Ma guarda tu quello. Mettila in mezzo. Ibrahimovic, c'avevi tutta la porta. Dalla Ibra. Ibra, ma corri! Più ti avvicini alla palla, più rallenti! Bellissimo! No, vabbè, ma vabbè, ma chi cazzo c'ha in porta? Ma di che stiamo parlando? Dalla Ibra. Para questa, pezzo di merda! Para questa, pezzo di merda! Ibrahimovic, doppietta! Bellissima! No, bada, la dovevi passare perché ti sei... aspetta! Ibra! No, Ibra, perché gliel'hai lasciata Ibra? Che è questo spirito di solidarietà? Finita, signori, è finita. Ce la siamo portata a casa anche questa. Altra grande prestazione di Ibrahimovic, signori, che prende 9.1 e fa 2 gol. Quindi, signori, anche per questa partita ci portiamo a casa 3 potenziamenti e vediamo chi andiamo a potenziare. Perfetto, signori, questa è la formazione aggiornata. Con i 3 potenziamenti abbiamo preso un bronzo raro e un argento normale qui, che l'abbiamo messo come terzino perché corre un casino. Qui come COC ho messo Azumum, però non sono tanto sicuro di questa formazione qui. Quindi adesso, ragazzi, nei commenti mi potete suggerire come distribuire i 6 potenziamenti che abbiamo guadagnato oggi, perché 6 potenziamenti abbiamo preso. E per questo primo episodio ci fermiamo qui, ragazzi. Faccio 2 partite perché non so bene quanto mi sono dilungato all'inizio nello spiegare la serie, e quindi non vorrei fare un video troppo lungo come primo episodio. Però dai prossimi episodi in poi ne faremo 3 come al solito. Quindi signori, che dire, siamo ritornati ufficialmente con Road to Glory, una serie che avete amato e una serie che mi state chiedendo di riportare da mesi. Spero che siate felici, io sono felicissimo. Quindi ragazzi, dovete lasciare un like, proviamo ad arrivare a 30.000 likes per questo primo episodio. Iniziamo col botto, ragazzi, dobbiamo iniziare alla grande. E quindi signori, come già detto, per questo episodio per oggi è tutto. Lasciate un like, lasciate un commento. State in saluta. Guardami. Bella. Ok, vai con Torres. Eccoti. Vai con De Mario. De Mario. Oh, De Mario.
mamma mia, che pizzone che hai tirato! Porca troia, gli ha impressionato pure i genitori a casa questo.